Sindaco, allora facciamo un po' il punto della situazione sull'area ex AGIP portata in consiglio anche con un'interrogazione dell'opposizione. Sì, è giusto dare informazioni, evitare allarmismi quando non ci sono. È una zona sensibile, vicino ad una scuola anche elementare. Le operazioni di smantellamento sono partite, come tutti hanno visto. Le operazioni importanti sono già terminate e l'area è messa in sicurezza. Le operazioni prevedevano lo smantellamento della platea dove avveniva il rifornimento dei carburanti, ma soprattutto anche la rimozione delle cisterne, che erano 7. E le operazioni sono andate tutte bene. In un tratto, nella parte fra l'altro meno preoccupante, è stata riscontrata una contaminazione di idrocarburi, ma in una profondità tra i 4 e i 7 metri. In questo momento è stata reinterrata, quindi non c'è nessun problema di esalazione e di infiltrazione. E adesso è sotto l'esame di ARPAM per verificare quali tipi di idrocarburi siano e poi per definire l'intervento per la bonifica definitiva, anche se ma parliamo di una piccola parte circoscritta, tutto il resto è già stato bonificato, quindi veramente vogliamo tranquillizzare e con essendo in questo momento reinterrato i problemi proprio non sussistono. Per chi vede i lavori invece al lato della strada, quello è un cantiere aperto da ASET, perché durante i lavori, quando è stata rimossa la platea, è venuto giù una parte della rete fognante che adesso, dico per fortuna perché era fragile, veniva sorretta da questa, e quindi stanno procedendo i lavori di risistemazione della rete fognante, quindi quello anche è un intervento a favore della città. Quindi mi sento veramente di tranquillizzare tutti quanti, non ci sono alcun tipo di pericoli. Adesso, in base anche alle normative, si definirà per quella parte piccola circoscritta dove c'è stata questa piccola contaminazione, alla luce anche degli esami decideremo quale percorso fare. Però ecco, ripeto, non ci sono alcun tipo di problemi.